Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di Irpina Stagno, l'informazione scelta per voi, a cura della redazione giornalistica della nostra voce.info. Anche questa mattina saremo in compagnia dei nostri tre quotidiani provinciali, il quotidiano del sud, otto pagine, e le pagine provinciali del mattino. Notizie in primo piano soprattutto di politica, ma soprattutto vi ricordiamo che questa notte torna l'ora solare. Iniziamo la rassegna stampa di questa mattina, sabato 25 ottobre, con il quotidiano del sud che dedica la sua apertura. Alla Procura apre un fascicolo, Centro per l'Autismo, mentre Caldoro promette i nuovi fondi. Indagini della Guardia di Finanza. A giorni sarà ascoltata la presidente dell'AIPA. L'intervento, il PD, Partito di Plastica di Ereo Matteo. E centropagina pagina dedicato allo sport per quanto riguarda l'Avellino. lupi in campo contro il Lanciano. Rastelli vietato sbagliare. Inchiesta sulla Montevergine, il PM che dell'archiviazione. E altri richiami. Del quotidiano del Sud, Foti si confronta con i gruppi di maggioranza Via Libera, Regione Caldoro. Io candidato? Sì, no, forse. Irpina di base, Ambrosone verso il PD. L'inchiesta, la chiesa contro Halloween. Alto calore, cartelle pazze, accordi con i consumatori, si va verso la sanatoria. Reportage, così si uccide Solofra. E vediamo il richiamo del quotidiano del Sud per quanto riguarda Torna l'ora solare. Avellino, San Francesco, scoppia il caso Iandolo, spaccio di cocaina in città, due condanne, Prata, furti in casa, al cimitero, tre nei guai, 15 il pentito, un piano per uccidere il boss. E Andiamo nelle pagine interne, vediamo Campania, sbloccati fonti per il centro, il governatore Caldora D'Avellino per la presentazione del libro di Borgomeo, autismo 220.000 mila euro, Gargani e la storia della cassa del mezzogiorno e... A specchio la risposta centro per l'autismo c'è cioè l'inchiesta, aperto un fascicolo dopo l'esposto presentato dalla Presidente Aipa Spagnolo, indagini delegate al Procuratore Cantelma, alla sezione PG della Guardia di Finanza, politica, foti maggioranza compatta, comune, la conferenza di Capri condivide il percorso, doppio passaggio in Consiglio, martedì, iniziativa di rifondando. Lavoro, c'è l'accordo su bollette pazze. Raggiunta l'intesa tra alto calore, servizi e consumatori. Il picco si è verificato all'inizio del 2014 a causa del sistema tariffario. Montevergine, siamo alla cronaca, tutti archiviati. Il PM che ha coordinato le indagini della Guardia di Finanza e Carabinieri chiude l'istruttoria. Interland, pugnalato dai politici, il duro sfogo di Anacone contro l'amministrazione di Atripalda, La Il presidente dei commercianti attacca su centro servizi e mercato. Valle del Sabato, centro storico, ecco i progetti. Altavilla nel mirino l'acquisizione del palazzo baronale, uno degli esempi più belli del Rinascimento campano. Valle dell'Irno, PIP, stipulata la convenzione, il risultato dell'amministrazione comunale, guidata da Bianchino. Vallo Lauro Baianese. Furti, vigili, turni di notte. Dopo l'escalation la delibera della Giunta a coordinare le operazioni sarà l'assessore Rega. Valle Caudina. Siamo a Cervinara, ha presentato il programma. C'è l'attesa per questa è la mia terra. Dopo lo slettamento del date, ecco i protagonisti. E andiamo avanti con le pagine del Quotidiano del Sud con la Baronia. Siamo a Grotta Minarda, Renzi Ascolti il Territorio. Cobbliono più voce ai consiglieri Spini, al consiglio regionale, richiesta di impugnazione e legittimità del decreto sulle risorse energetiche. E al centro del giornale il primo piano dedicato alla questione tumori. Così si muore nella città della Concia sulla, false, sulla falda inquinata. La tetracoro e ferme per sette mesi in ascoltati gli allarmi su dischi della popolazione. Solo fra valori sopra la soglia, l'Ispinia notizie rassicuranti rispetto alla media regionale, il dato emerge dall'atlante della mortalità per cancro realizzato dal Crom. E andiamo avanti con l'inchiesta. La Chiesa contro Halloween fanno discutere le parole pubblicate dal sacerdote sul profilo Facebook e in rete si accende il dibattito. Ariano, fatture errate, grillini rilanciano. Avvertenza con l'alto calore la denuncia: troppi errori nelle bollette. Il meetup il comitato si restituiscono le somme ai cittadini. Alta Irpinia. Dopo il cinipide, la fersa castanicoltura sempre più in crisi. Ora il fenomeno della secchezza delle foglie, malerbe della cia, danni incalcolabili a rischio La castagna, IGP di Montella. E andiamo all'ambiente ancora, Oasis WWF di Cozza ha attivato il sentiero per le mountain bike, Montemarano l'insegnamento di Gallo, la politica non è potere. E con questa notizia lasciamo il quotidiano del sud per passare ad otto pagine. Otto pagine che come sempre fa una doppia apertura. La prima apertura dedicata ai rifiuti speciali e pericolosi. I dati non vengono diffusi. Da Valle del Sabato a Terra dei Fughi, l'appello per conoscere tutta la verità. Martella, Marfella chiedo scusa, un ritardo gravissimo e inquietante, a rischio la salute dei cittadini. E la seconda apertura è dedicata alla politica. Caldoro io candidato, deciderà la politica. Il governatore in città, primi fondi per il centro per l'autismo. Pratola, furti in casa e nel cimitero, denunciati tre giovani e appuntamento con lo sport. L'Avellino per il riscatto al Partenio Lombardi, arriva la Virtus Lanciano. Ancora Avellino città, strisce blu le multe non sono legittime. La rete di difesa civica spiega il perché e propone un regolamento. Mugnano, tumori in aumento, lo sapevamo da due esperti sulle analisi del Crom Centro del Teatro Gesualdo. Il, I centri orchestrali del San Carlo inaugurano la stagione. E andiamo alle notizie di Benevento: agente aggredito eh, da un detenuto, la scoperta nell'arco tegole e ciottoli del medioevo. E veniamo alle pagine interne: imprese, l'Irpigna non va in rete, eccellenza in digitale: la Camera di Commercio presenta il progetto di promozione. Avellino. Caldoro, io candidato, vedremo il governatore in città per la presentazione dell'ultimo libro di Borgomeo sul sud, la campagna non è più canaglia per le regionali, deciderà la politica, il PD, poche proposte, in arrivo i primi 220 mila euro per il centro per l'autismo, sulle tre violazioni evitare no ideologici. Avellino, i centri orchestrali del San Carlo inaugurano la tredicesima stagione, Avellino, strisce blu, multe legittime, ecco il perché. La rete di difesa civica torna sulla questione e chiarisce i dubbi dei cittadini. Ambiente a rischio. Fuori i dati sui rifiuti pericolosi. Dalla terra dei fuochi alla valle del sabato l'appello per conoscere le cifre sui rifiuti speciali, industriali e tossici. Droga e movida. Le prime condanne. Il gruppo del Tribunale di Avellino ha emesso la sentenza per due degli otto giovani arrestati. Per uno dei principali indagati la pena è stata quella più dura, 5 anni e 6 mesi. Provincia, carcere, assegni familiari, protesta del SAPPE. La segreteria del sindacato lamenta la mancata delle dell'indennità. Dopo la querella sui, sui turni di lavoro massacranti per la polizia penitenziaria si apre un altro fronte. Mirabella e Clano, pneumatici, mobile e vater, una discarica in via Bosco, rifiuti di ogni genere abbandonati, scembio ambientale a frazione Passo. È ancora a Montoro, la, la cartiera Convalone raddoppia gli investimenti, sarà tra gli stabilimenti più grandi di tutta la Valle dell'Irno. Solofra, Pucca: attenzione al rischio forane, Summit al comune tra il sindaco Michele Vignola e il progettista l'architetto spagnolo. Prato La Serra, Raid in case e al cimitero, presi. Grazie all'indagine indagini investigative dei carabinieri di Mirabella, i ladri hanno avuto le ore contate. Adri Palda, Verde e Alloggi Popolari e scontro. L'assessore all'ambiente prezioso replica le accuse arrivate dall'opposizione. Lioni, stazioni dismesse da adottare via libera delle ferrovie ad un dettagliato report sugli immobili impresenziati. La tratta ormai chiusa nel velino Rocchetta è un patrimonio da 2 milioni di euro. 25 siti da cedere in comodato d'uso gratuito. Ecco enti locali in trattativa. E andiamo, atti di vandalismo e allarme, le proposte delle associazioni, la FIRT CGL, stazioni abbandonate all'incuria. Lente Montano, il polo feristico al Altirpino, finanziamento regionale per Calitri Fiere Porta d'Oriente stanziato un fondo di 1.200.000 euro per gli spazi espositivi. La Cedonia, il De Santis al Festival Nazionale della Scienza, Monteverde il comune abolisce la Tasi, vella manovra per rendere appetibile il paese. E andiamo a Mugnano, Tumori ce lo aspettavamo, l'opinione di due esperti sui drammatici dati emersi dalla pubblicazione del Crom il gemellaggio con Adelfia, dal Vallo in Puglia, centri cittadini in viaggio per rinsaldare l'unione e la fede. Benevento, passiamo al Sagno, rifiuti, la regione di Fida, 24 comuni, ma Romano apre la gestione zonale, l'assessore ai sindaci, la legge consente agli Sto di autodeterminarsi. Benevento Provincia, il Ministero congela le deleghe, niente incarichi prima dello Statuto, da approvare entro il 2014. I conti, ok, a manovra dell'assestamento da 2,5 milioni di euro. Benevento, agente penitenziario aggredito da un detenuto, l'episodio di mattina all'interno della Casa Circondanniale Sannita. Benevento con Campobasso solo se sede della Corte di Appello. Mazzeo, presidente del Consiglio degli Ordini e degli Avvocati, manca allo Stato una proposta valutabile dall'Assemblea. E ancora a Benevento, commemorazione dei funti: ecco le modifiche del traffico, divieti di transito e sosta in vigore da venerdì 31. In scena la musica degli alpini, stasera alle 20.30 a Palazzo Paolo V, il coro Alte Cime di Brescia. E andiamo in provincia di Benevento. La Curia difende il parroco, gode della nostra fiducia. Buon albergo le polemiche contro Don Santino Marino. Il vicario generale, Monsignor Cristino, chiarisce sulla donazione di 200.000 euro. Santa Catarina dei Goti, il cardinale Comaschi, fa tappa in città questo pomeriggio: la chiusura dell'anno giubilare per i 250 anni dell'Annunziata. San Martino Valle Caudina, acqua fredda, nuovo look. Il consigliere Franco Capone annuncia il restyling della fonte, il progetto per curare le bellezze naturalistiche del territorio montano del paese. La manutenzione sarà fatta più volte l'anno nel quadro del piano di forestazione. Caccia: c'è una squadra che non può. L'intervento del presidente di Libera Caccia sulla rovente questione della battuta al cinghiale. Principe: ho denunciato Castellucci alla finanze. Ricci: ascolterò tutti dopo i decreti. Vitulano. Nessuna difesa per la castagna locale in seta. Appello del fondatore della Dormiente in vista dell'evento. Limata la sagra non è solo stand e banchetti. Teleseterme, Terme, gara rifiuti. La palla passa al Tar. Nuova tappa lungo il travaglio percorso dell'affidamento del servizio. La Lavorogna chiede l'esclusione dell'Ispina Global Service e dell'ecologia Falzarano e con questa notizia lasciamo otto pagine per passare alle pagine provinciali del mattino. Apertura del mattino sul centro autismo, ecco i fondi. Il presidente della giunta regionale al dibattito sul libro di Borgomeo. L'Udc resta alleato affidabile. Caldoro, firmata la delibera di 360 mila euro. Petrolio, i cittadini decidano senza pregiudizi. Passiamo ancora alla politica: Fodi insiste, il programma poi la giunta. Ambrosone Giordano e Crisi PD, noi all'opposizione. E non poteva mancare lo sport in primo piano. Avellino, assalto a Lanciano con i gemelli del gol. Ariano eh, cantieri bloccati per il maltempo, Solofra acqua erogazione ridotta alle concerie Montaguto, un camion finisce sui binari, treni fermi. Ancora altri richiami sulla prima del mattino. L'avvertenze forestali critici con la comunità dell'Ufita, crisi la Coldiretti ancora allarme per le castagne. Alto calore accordo contro le bollette pazze e le riflessioni di Dell'ex sindaco di Avellino, Antonio Di Nunno. A chi giova Avellino declassata. E andiamo avanti con le pagine provinciali del mattino. Caldoro sul petrolio deciderà i residenti. Il governatore stacca l'assegno per completare i lavori al Centro per l'Autismo di Valle. Avellino, città declassata da politicanti senza politica, un ruolo progressivamente perduto, un futuro da inventare. E la seduta, nuovo parlamentino all'insediamento, giovedì a Palazzo Caraccio alla prima riunione del Consiglio per Gamba Corta, il nodo Statuto. Obiettivo macro-regione per recuperare il Sud. Gargani lancia il Governatore, l'uomo giusto per arginare le incertezze romane. Scuola di Polizia, scontro su Sentiero, ma ho sbagliato in buona fede. La polemica, Regione bufera sul Presidente, il consigliere indagato nell'inchiesta sui rimborsi falsi. E andiamo alla questione della città di Avellino. Ambrosone e Giordano, restiamo opposizioni, Irpina di base e Selle, la crisi soprattutto del PD, non far cadere sulla città il peso delle contraddizioni. Disco, il dibattito si gestisce per gestire repole centrosinistra da costruire insieme. Innovazione e Comunità Intelligenti Avellino scivola in zona retrocessione. E gli alleati di foti, agli alleati a foti sostegno, ma ci vuole una scossa. Il vertice di maggioranza, tutti chiedono il rimpasto. Il sindaco ribadisce le condizioni. E Giochi del cuore in scena nel presepe napoletano, la città del teatro, l'inaugurazione dell'Isildamura di Donizetti apre la stagione del Gesualdo. Alto calore, c'è l'intesa per ridurre le bollette, dal 2015 cambia il sistema a consumo ma serve l'idea libera dall'autorità dell'energia. Le associazioni con i nuovi parametri ci sarà un risparmio del 30%. E vediamo... Prodotti Irpini in vetrina sul web, parte il progetto. L'obiettivo è potenziare l'offerta su un mercato che vale 305 30, miliardi. Caso Petroleum, i No vanno da Fucci, la richiesta all'assessore regionale. Screening delle richieste di ricerca. Forestali contro famiglietti, i soldi ci sono. Ufita, gli operai chiedono di lavorare. Il presidente travisata la lettera della Regione. Castagna un altro anno nero, raccolta al minimo storico. Tir precipita sulla ferrovia, treni bloccati, l'incidente nel pomeriggio, ripercussioni lungo la rete, ferito l'autotrasportatore. Maltempo, cantieri a singhiozzo, siamo ad ariano irpino, il peggioramento meteo, ferma i lavori al Renzul, rete idrica, subito i lavori e andiamo a Lacedonia, l'album della memoria va in museo a Lacedonia le fotografie dell'antropologo Frank Cancian in una struttura multimediale, l'intervento l'articolo a firma del collega Domenico Bonaventura e con questo appuntamento che segnaliamo molto importante in Alterpigna a Lacedonia chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Grazie della vostra attenzione appuntamento con la nostra rassegna stampa a lunedì.